Una splendida giornata di sole, più primaverile che autunnale, ha accompagnato il debutto dello Challenge Lucca Mediavalle di ciclocross, manifestazione in tre prove, fortemente voluta e ideata dal presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana Gianfranco Battaglia. Circa un centinaio gli atleti che si sono presentati al via nelle varie categorie di appartenenza e suddivisi poi in quattro gare distinte che hanno delineato le prime classifiche, con l'assegnazione della maglia rossa al vincitore di tappe e la rosa come leader della classifica generale. Lungo l'elenco che al momento vi risparmiamo, compreso anche il settore femminile. Certamente tra gli atleti più in vista ormai da molti anni del panorama provinciale non solo vi è Mirko Balducci. Passano gli anni, 38 per il forte ciclista di Tiglio di Barga, ma è come non sentirli. Ho attaccato nel punto più tecnico, ho preso 100 metri, piano piano mi riguadagnava, però quello indispensabile per arrivare all'arrivo. Sono veramente contento, quindi dedico questa ennesima vittoria alla mia famiglia e alla squadra che mi è sempre vicina. Ovviamente grande soddisfazione anche da parte di Gianfranco Battaglia, che dopo lo Challenge Allievi su strada si è inventato una nuova creatura destinata magari, perché no, a crescere nel tempo. Mi sono un po' esposto, nel senso che ho proposto agli organizzatori del Giovo Team Coreglia se sono disponibili a fare un campionato italiano 2018-2019. Sono rimasti un po' sorpresi, però l'ho visti tutto considerato, non l'ho visti node, insomma facci pensare tutto, perché le richieste le hanno fatte 2 anni prima. Questo qui è un posto ideale. Vedremo. Intanto lo Challenge Lucca Mediavalle vivrà a novembre le altre 2 tappe decisive che definiranno le classifiche. Appuntamenti già fissati: il 13 a Laghetti di Lammari e il 20, atto conclusivo sulle mura urbane di Lucca, nella zona di San Frediano.